Ciao a tutti. Allora, il gioco che vi propongo io è questo. Quello che avete in casa, quindi io sto usando degli stecchini, quelli più lunghi, però potete usare anche dei pennarelli, penne, matite, quello che volete. Mettete quello che avete trovato sulla mano e cercate di riprenderlo al volo. Tutte le volte che lo prendete al volo, aumentate le cose sopra, quindi 2, poi 3. Quattro. Via via per 30 secondi. Se vi cascano, dovete iniziare da capo. Quindi, in 30 secondi, quanti stecchini o penne o pennarelli, quello che trovate, riuscite a riprendere al volo? Ovviamente deve essere fatto sia con la destra sia con la sinistra. Provo la sinistra, eh. Ta-da! Buona sfida! Ciao a tutti, come state? Allora, ora vi faccio vedere un altro gioco. Guardate qui, con lo scotch ho fatto un quadrato. Cosa ci serve? Quello che facciamo in palestra, la stessa cosa. Quindi salto dentro, salto a destra, salto dentro, a sinistra, salto dentro e salto fuori. La stessa cosa possiamo farla anche con un piede. Guardate, c'ho anche la coda. Possiamo farlo con il destro. Puoi farla anche a sinistro e in tutti i modi che volete. Un bacione. Io vi propongo la partita, perché la partita è la cosa che ci manca più di tutti. Uso questa pallina perché ce l'ho in casa, però se volete potete benissimo fabbricarla con lo scotch e i giornali. Fate una pallina con i giornali e con lo scotch ci passate sopra per farla un po' più dura e compatta, ok? Vedrete che funzionerà bene. Io adesso uso questa. Cosa facciamo? Vi faccio vedere. Ci facciamo lanciare la palla, la rete l'abbiamo fatta molto professionalmente con le seggiole. Ci facciamo lanciare la palla e proviamo a respingerla. Va bene qualsiasi tocco, con una mano, con l'altra mano, con tutte e due, ok? Come si vuole, dal basso, dall'alto, ok? E quando ci sentiamo più caldi, comincia la vera sfida. Vai, partite! Si può toccare la palla quante volte si vuole. L'importante è buttarla di là. Chi non ce la fa, perde il punto. Vittoria! Ciao bambini, allora il mio consiglio per questo periodo che siamo a casa e che quindi non possiamo allenarci è quello di palleggiare, ma non usare solamente la palla, ma in casa abbiamo tantissime cose, quindi qui ho per esempio un po' di attrezzini, i più disparati, perché più cambiamo la forma e il peso delle cose che usiamo, e più il nostro palleggio migliora. Per esempio, ad Alberto diamo la quantofolina e io provo col cartoncino del latte vuoto. Vedete, questo aiuta a mettere bene le mani. Per esempio, cambio. Io provo con questa pallina piccola, piccola, piccola. E se non metto bene il pollice, mi casca in faccia, eh? Quindi proprio mettiamo bene le mani. Eccola, ho messo male il pollice. Poi provo con questo Alberto, io provo con una penna e Albi con un peluche. Oppla! La pena era più difficile, ma quando ci riesce siamo bravissimi. Questa è forma di palla. Oppure proviamo lo scotch, tieni Abby, e io provo, questo è un po' pesante, quindi. Ok, salutiamo, buon lavoro, ciao Ciao. bambini! Oggi facciamo schiaccio al pupazzo. Una palla, i pupazzi, schiaccio e colpisco. Se colpisco piccolo un punto, se colpisco grande due punti. Ma ricordatevi di fare le vostre regole. Un abbraccione virtuale. A presto.
L'esercizio che ho pensato oggi per voi si può fare sia da soli ma anche in compagnia. Quindi, per farlo da soli prendiamo un qualsiasi oggetto, non importa se è una palla, se è un pupazzo, oppure una borsina della spesa, la lanciamo in aria e cerchiamo di farla passare tra le braccia. Lo possiamo fare con dei cerchi grandi, ma anche facendo dei cerchi più piccoli, addirittura con le mani. Vi potete allenare come volete, lo potete fare lanciandolo stando su un piede, stando sull'altro, oppure con un compagno, lo potete fare con un genitore, con un fratello, una sorella, vi fate lanciare la palla e la riprendete e la fate passare proprio tra le braccia. Buon divertimento! Sfida il babbo, la mamma, il fratello o la sorella a tocca il piede. Il gioco funziona così: per fare un punto bisogna toccare il piede dell'avversario in questo modo. Pronta? Vai! Vai! Io ho fatto un punto. Per vincere la sfida bisogna fare 3 punti. Buon divertimento e un bacio grandissimo! Ciao a tutti! Sono qui per insegnarvi il gioco dei palloncini. Se avete dei palloncini in casa, ne gonfiate 2 di colore diverso e provate a tenerli in aria seguendo una precisa sequenza. Per esempio, verde, rosa, verde, rosa, verde, rosa, verde, rosa, verde, rosa, verde. Oh. Per rendere tutto un pochino più difficile, 3 palloncini. Proviamo, eh? Allora, verde, rosa, celeste, verde, rosa, celeste, verde, rosa, celeste, verde. Ah! Va bene, ci ho provato. Se non avete i palloncini in casa, vi faccio vedere un altro giochino. Ta-da! Usate 2 arance o 2 limoni o 2 palline sferiche, cose sferiche, un pochino più piccoline della vostra mano, e su un piede solo provate a fare i giocolieri. E poi provate a cambiare gamba senza fermare il gioco. Opla! Buon divertimento! Ciao a tutti! Io vi propongo di allenarvi sulla coordinazione e la rapidità dei piedi utilizzando l'attrezzo come la scaletta. Visto che non abbiamo in casa questo attrezzo, la possiamo disegnare con lo scotch di carta direttamente sul pavimento, oppure se avete il pavimento con le mattonelle di forma quadrata, potete usare direttamente le mattonelle. Cosa possiamo fare sulla scaletta? Sulla scaletta possiamo fare delle andature, per esempio la corsa a ginocchia alte, oppure la corsa calciata. Potete fare dei salti, piedi uniti, su un piede solo, oppure potete fare dei salti dentro e fuori, aprendo e chiudendo, oppure di lato, o ancora potete fare degli spostamenti. Insomma, inventate voi qualche esercizio e sfidate qualcuno nella rapidità e nel farlo correttamente. Ciao, buon lavoro! Allora, ciao a tutti! In questo periodo di quarantena io sono per esempio sempre in ciabatte e adesso vi farò vedere un paio di esercizi da fare, così almeno, vabbè, la mamma non si lamentano perché tanto il muro non si sporca. Per rafforzare le braccia ci mettiamo con le braccia giù al pavimento e ci alziamo su con i piedi. Ah. Un altro. Io ormai faccio tutto in sala. Ci mettiamo sul divano e con le mani a forma di palleggio lanciamo il cuscino e lo riprendiamo con i piedi. Lancio con i piedi, prendo con le mani. Grazie a tutti! Ciao bambini! Guardate cosa ho la corda per fare questo gioco,
che so che vi piace tantissimo, che è il gioco dell'orologio. Ma se in casa non abbiamo la corda, come possiamo fare? Guardate un po', tada! Dite al babbo, alla vostra mamma, di prendere una scopa e di spostarla così, così voi potrete ugualmente giocare al gioco dell'orologio e saltare però il bastone della scopa. Spero che vi piaccia, un bacione! Ciao bambini, oggi ho voglia di palleggiare e guardate che cosa ho fatto. Ho fatto un quadrato ritagliando un foglio di carta e l'ho colorato e ci ho anche scritto andrà tutto bene, perché andrà tutto bene. Siccome ho voglia di palleggiare, ho voglia di rifare un po' la posizione di palleggio. Allora, mani a triangolo sulla palla. La palla deve essere proprio tutta dentro le mani. Il palmo della mia mano deve toccare sotto il pallone. Vado a sedere con le gambe incrociate, una mano distante dalla mia porta, mani a triangolo sulla fronte, spingo e distendo le mani, spingo e distendo le mani, spingo e distendo le mani. Vi piace? Possiamo farlo anche in ginocchio, sempre un braccio di distanza dal muro, posizione di palleggio, mani a triangolo sulla fronte. Questa volta dovrò andare a colpire la palla più in alto rispetto al mio quadrato. Spingo, spingo, spingo. Visto che ho la palla in mano, vi va di fare qualche gioco? Così ci divertiamo un po'. Vi ricordo tutti quelli che sono i giochini di coordinazione che facciamo sempre in palestra. Lancio e blocco. Lancio e blocco. Lancio e blocco. Lancio e blocco. Spero che vi sia piaciuto. Decidete pure voi, inventatevi voi altri giochi da fare. Ci vediamo presto. Un bacione. Mua. Ciao bambini, in questi giorni che siamo a casa possiamo allenarci lo stesso. Lavoriamo sull'equilibrio. Innanzitutto proviamo a stare in equilibrio una volta su un piede e una volta sull'altro. Poi, sempre in equilibrio, proviamo ad andare a prendere un oggetto davanti a noi. Ad esempio una piccola pallina. E sempre stando in equilibrio ce la possiamo cambiare da una mano all'altra. Oppure cambiamo palla, prendiamo la più grande. Stiamo su un piede e lanciamo la palla e proviamo a prenderla. E davvero i pallavolisti proviamo a bloccarla sopra la testa. Poi potete sfidare chi volete e inventare tanti esercizi nuovi. Ciao a tutti! Ciao bambini! Dato che stiamo a casa, possiamo imparare a fare le capriole. Le possiamo fare a terra, sul divano e anche sul letto dei genitori, se arrabbieranno. Io intanto vi faccio vedere come si fa. Appoggio le mani davanti ai miei piedi, metto la testa dentro le braccia e mi guardo la pancia. Appoggio la testa a terra e faccio la capriola. Ciao! Bambini, prendete un pallone. Non ce l'avete? Prendete un cuscino. Fate come me. Lancio e tocco un ginocchio. Lancio, ginocchio. Lancio e ginocchio. Più difficile? Anche il sinistro. Provate anche col tallone. Tocco il tallone. Tocco l'altro. Vogliamo esagerare? Più difficile ancora. Lancio e piano piano vado a terra, mi straio, poi piano piano torno su, in ginocchio, in piedi, è difficile. Accettate la sfida? Fatelo anche voi. Ciao, a presto! Ciao bambini, è da tantissimo che non ci vediamo. Io oggi vi propongo questo gioco. Allora, abbiamo bisogno di due cuscini, uno lo posizioneremo qua, a terra, e l'altro va giù in fondo. Dopodiché abbiamo
bisogno di bambole. Io ho ripreso le mie vecchie Barbie di quando avevo la vostra età, guardate come sono belle. Se siete dei maschietti e magari non avete le bambole, potete usare dei peluche. Oltre alle bambole, abbiamo un telo o panno. Io l'ho preso gigante, è grande quasi quanto me, poi capirete perché. Voi potete prenderlo anche un pochino più piccolo. Perché ci serve il panno? Perché noi con questo gioco aiuteremo le mamme a pulire in terra. Visto che in questo periodo mi immagino che staranno pulendo tutta la casa, allora noi le aiutiamo. Qual è il gioco? Le nostre bambole e i nostri peluche si trovano nell'isola arancione che ho messo laggiù in fondo. Questa invece è la vostra isola di partenza. Voi dovrete riuscire ad arrivare all'isola arancione laggiù e mettere in salvo le vostre bambole e i vostri peluche. Come? Con l'aiuto del vostro panno magico. Guardate, eh? Immaginatevi che da un'isola all'altra ci sia il mare, quindi voi dovete attraversare il mare e potete farlo solamente muovendovi sopra il panno, ad esempio strisciando. Quindi giù e via, iniziamo a pulire in terra, bene, 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 bene. Pulire, 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 forza, su, 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 su. Arrivo all'isola, prendo la bambola e via, di nuovo riposiziono il panno e ancora pulire, 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 pulire. Su, 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 veloci, veloci, veloci. La prima bambola è in salvo. Adesso sta a voi. Ciao! Ciao a tutti! Oggi vi vogliamo proporre il gioco Abbatti le torri. Potete giocare o da soli oppure sfidare qualcuno. E oggi io e Anna sfideremo il Babbo Massimo. Allora, per giocare ci servono delle palline leggere. Noi ne abbiamo fatte tante con i fogli di giornale e con lo scotch. E poi ci servono tanti oggetti da mettere nel mezzo per fare le nostre torri. Dopodiché, uno di qua e uno di là. Giù, papà, giù. Siamo pronti? Sei pronta, Anna? Ora bisogna colpire le torri, eh? Pronta. E vince chi abbatte più torri! Via! Vai, Anna! Vieni, Anna! Bravo! Vai, Anna! Forza! Brava! Brava! Gioco finito! Naturalmente potete inventare tantissimi altri modi per colpire e lanciare la palla. Ciao, ciao a tutti! Ciao. Vai, ciao Anna! Dove sei? Ciao! Ciao!